In ogni angolo del mondo si stanno svelando eventi straordinari legati a misteriose entità celesti conosciute come angeli. Questi esseri abitano una dimensione che sfugge alle spiegazioni scientifiche e al pensiero logico, vivendo ai confini stessi della realtà umana. Essi sono testimoni silenziosi e attivi, partecipanti dall'alba della creazione fino alle profezie che preannunciano la chiusura dell'era di Satana, come narrate nel maestoso libro dell'Apocalisse. Gli angeli, con la loro presenza, svolgono un ruolo cruciale nello svolgimento degli eventi che delineano il destino della storia umana. Immaginatevi questa scena. È una notte illuminata dalla luna e le stelle sopra di noi brillano con uno splendore radiante. In ogni angolo del mondo, dalle affollate città ai remoti villaggi, stanno accadendo eventi strani e meravigliosi. Questi eventi non sono mere coincidenze, sono il lavoro degli angeli, esseri che hanno camminato ai margini della realtà umana fin dai tempi immemorabili. Nelle cronache della storia, dall'alba della creazione alla chiusura profezzata dell'era di Satana, gli angeli hanno svolto un ruolo centrale. Ma cosa sono veramente? Questi messaggeri celesti sono sfuggenti. La loro essenza è avvolta in un enigma che sfida la nostra comprensione. Le loro rappresentazioni variano tra culture ed epoche, spesso mescolando ciò che è noto con l'assolutamente misterioso. Un dettaglio intrigante sugli angeli sono le parole rassicuranti che spesso precedono le loro apparizioni. Non temere o non avere paura. Queste parole confortanti sono come un balsamo lenitivo per coloro scelti per essere testimoni del divino. Un momento così significativo può essere trovato nel Vangelo secondo Luca, dove un angelo annuncia la nascita di Gesù, proclamando «Non temere, perché ti porto liete novelle». Nel vasto arazzo delle narrazioni bibliche, gli angeli non sono confinati a un singolo ruolo o periodo di tempo. Essi vanno oltre le storie dell'Antico Testamento alle visioni apocalittiche del Nuovo Testamento. Nel libro di Daniele, un angelo si rivolge al profeta con parole che alleviano la sua paura, echeggiando il tema ricorrente degli angeli come messaggeri rassicuranti. «Non temere, Daniele», consola l'angelo. Contrariamente all'idea che gli angeli siano relegati al passato, le scritture suggeriscono la loro presenza duratura. Il libro dell'Apocalisse accenna a un aumento dell'attività angelica nei giorni finali, enfatizzando il loro ruolo continuo e vitale nei piani divini. Questi esseri celesti non sono semplici osservatori, sono partecipanti attivi nello sviluppo della storia umana. Entriamo nel libro dell'Apocalisse, un arazzo di visioni apocalittiche che menziona gli angeli più frequentemente di qualsiasi altro testo biblico. Qui gli angeli non sono solo messaggeri, ma anche agenti del giudizio divino. Si dedicano al culto di Dio e assumono ruoli che vanno dalla protezione dei fedeli all'esecuzione di azioni che rimodellano gli stessi elementi della creazione. Tra le pagine dell'Apocalisse, gli angeli annunciano giudizi e calamità, dalla caduta di Babilonia all'effusione dell'ira di Dio sotto forma di piaghe sulla terra. Gli angeli suonano trombe che introducono disastri devastanti, liberano orde di locuste demoniache e imprigionano Satana per 1000 anni. Sotto il comando dell'arcangelo Michele si impegnano in battaglie celesti contro forze demoniache, dipingendo un quadro vivido del loro coinvolgimento attivo negli affari del mondo, specialmente negli eventi che portano alla fine dei tempi. Nell'ampio arazzo dell'Apocalisse
Gli angeli non sono spettatori silenziosi. Sono agenti decisivi negli eventi degli ultimi giorni. Stanno in guardia alle porte della Nuova Gerusalemme, aprendole per svelare la realtà ultima. È come se, in mezzo al caos finale del mondo, l'attività di questi esseri celesti diventasse sempre più evidente. Servono da messaggeri della profonda e cruciale natura della realtà ultima. Nella nostra epoca attuale, l'esistenza degli angeli è una questione di fede per molti. Secondo la fede cristiana, agiscono discretamente nel mondo umano. Tuttavia, c'è un aspetto degli angeli che potrebbe sorprendere alcuni. Non sono onniscienti. La Bibbia suggerisce che gli angeli sono in un processo perpetuo di apprendimento, mettendo in evidenza la saggezza incommensurabile di Dio, che sfugge persino a questi esseri divini. Questa idea è rafforzata dall'insegnamento biblico che le vie di Dio sono misteriose e al di là della comprensione umana. Solo una frazione del suo carattere e del suo piano ci è rivelata. È un viaggio di fede accettare che ci sono aspetti della divinità che vanno oltre la nostra comprensione completa. Comprendere un Dio eterno e infinito, non limitato da spazio, tempo o materia, rappresenta una sfida che allunga la mente umana. La Bibbia usa un linguaggio iperbolico per illustrare l'immensità di Dio, descrivendo come Egli usa la terra come il suo sgabello. Queste descrizioni servono a sottolineare l'immensità di Dio e la sua supremazia sull'umanità. Il passaggio in Isaia 5, 5, 8 e 9 viene spesso citato per ricordare ai credenti che i pensieri e le vie di Dio sono al di là della nostra comprensione. È un invito all'umiltà, un riconoscimento delle nostre limitazioni nella comprensione e una conferma della sovranità di Dio su tutto ciò che esiste. Mentre gli angeli possono servire come messaggeri e servi di Dio, essi, come noi, sono impegnati in un processo eterno per scoprire le profondità della sapienza e della conoscenza di Dio. Solo attraverso l'umiltà possiamo afferrare il concetto che non possiamo comprendere completamente Dio. Possiamo comprendere appieno i suoi piani, ma non possiamo capire completamente il suo pensiero. Egli è al di là dei nostri processi mentali. Come afferma Deuteronomio 29:29, le cose nascoste appartengono al Signore nostro Dio, ma le cose rivelate appartengono a noi e ai nostri figli per sempre, per osservare tutte le parole di questa legge. Considerate questo: gli angeli, creazioni eteree di Dio, sono costantemente stupiti dal fatto che Gesù, il Figlio di Dio, potesse venire da noi sotto forma umana, sopportare la persecuzione e salvarci per l'eternità. Essi riflettono sulle sofferenze che Cristo ha sopportato e sulla gloria che è seguita attraverso la redenzione. Attraverso Cristo diventiamo eredi di Dio e coeredi con Lui, una verità che gli angeli faticano a comprendere. Non sono stati creati a immagine e somiglianza di Dio, non possiedono lo Spirito Santo e sono stati creati come esseri immortali. Pertanto, rimangono meravigliati dall'amore profondo che Dio ha per noi. Non stiamo lavorando per la nostra salvezza, la viviamo seriamente. È un dono straordinario, uno che gli angeli stessi desiderano capire. I profeti di un tempo, ispirati da Dio, hanno predetto la grazia destinata a noi. Hanno cercato diligentemente di comprendere il tempo e le circostanze di queste benedizioni, ma hanno intravisto solo frammenti del quadro generale. È chiaro che persino gli spiriti che governano in questa epoca
come menzionato in 1 Corinzi 2:8, non hanno completamente compreso il significato della crocifissione di Cristo. Pertanto, è ragionevole concludere che il piano di Dio è rimasto un segreto, persino dagli angeli leali. Non stiamo lavorando per la nostra salvezza, ma la viviamo seriamente. È un grande dono che persino gli angeli desiderano capire. Gli angeli hanno testimoniato innumerevoli eventi lungo la storia umana. Hanno osservato la creazione dell'umanità, le istruzioni divine per formare la luce, la separazione delle acque, l'emergere della terraferma e la comparsa delle creature viventi dalle acque. Hanno visto come Dio creò l'umanità a sua immagine. Questi esseri celesti erano presenti quando l'umanità cadde dalla grazia, scacciata dal giardino dell'Eden, con un cherubino che ne custodiva l'ingresso con una spada fiammeggiante. Gli angeli hanno osservato come Dio mandò zolfo e fuoco su Sodoma e Gomorra. Hanno visto l'acqua trasformarsi in sangue, le rane apparire e le piaghe di pidocchi, mosche, ulcere e oscurità abbattersi sull'Egitto. Gli angeli sono stati testimoni di voi e di me, cari ascoltatori, attraverso i millenni. La Bibbia ci dice che stanno imparando su Dio attraverso di noi. Sebbene non possiamo comprendere appieno la profondità di questa rivelazione, è un potente promemoria dell'incredibile amore e privilegio che abbiamo ricevuto da Dio. Nella loro esistenza senza tempo, gli angeli vivono il tempo in modo diverso da noi. Vedono lo svolgersi degli eventi sia qui e ora che quelli che si verificheranno nei prossimi 40 anni, tutto in una volta. La loro prospettiva, a differenza della nostra, non è limitata alle limitazioni terrene. L'esistenza di questi esseri celesti, il loro ruolo nel piano divino e il loro apprendimento continuo sono una testimonianza della sapienza e dell'amore insondabili di Dio. Come promesso, vi stiamo per rivelare le istruzioni su come superare i 3 giorni di buio. Per conoscerle, ti basta cliccare nel video che vedi sullo schermo. Oltre alle istruzioni, che sono importanti e fondamentali, conosceremo anche quale potrebbe essere la data esatta dell'inizio di questa terribile profezia, i 3 giorni di buio. Clicca nel video nello schermo per essere pronto ad affrontarli.